Questo video per mostrarvi le tanto famose e anche odiate, in alcuni casi, lumachette spontanee degli acquari tropicali. Lumachette tropicali. Allora, volevo mostrarvi, prima di tutto volevo un attimino spezzare una lancia a favore di queste lumachine, che tutti, anzi non tutti, per fortuna, ma molti le combattono perché effettivamente sono un po' infestanti. La verità però è che non è colpa loro se sono infestanti, è colpa di chi conduce l'acquario, perché un acquario ben condotto non presenterà un'infestazione di lumachine, come un acquario ben condotto non presenterà un'infestazione di alghe. Quindi, alla fine, il motivo per cui vengono troppe lumachine e diventano infestanti è perché si sbaglia nel dosaggio del cibo, oppure perché non si gestisce l'acquario e si lascia troppi residui come foglie morte sul fondo, cose di cui si nutrono. Ecco, un'altra cosa da sfatare è il fatto che queste lumachine mangino le piante. Assolutamente no. Queste lumachine sono detritivore, quindi mangiano soltanto le foglie morte, le piante, cioè mangiano le foglie delle piante quando però in realtà le foglie sono già compromesse. Le foglie sane assolutamente non vengono toccate. E quindi in realtà queste lumachine sono molto, molto, molto utili e sono fondamentali affinché l'acquario poi funzioni bene. Cioè, sono ovviamente. Contribuiscono poi al buon funzionamento dell'acquario. Quindi, andando nello specifico, abbiamo qua delle fisa. Le avrete notate molto spesso anche voi, queste sono le fisa. E ci sono di diverse varietà, come questa, un'altra fisa. E questa è un'altra fisa. Ci sono diverse varietà e sono molto belline. Poi ci sono le Planorbarius, che sono queste, e anche di queste ce ne sono diverse varietà. Ci sono Orange, ci sono Leopard, come questa. Ci sono Brown, e adesso non credo di averle. E gold, insomma, ce ne sono di diversi tipi. Poi ci sono queste, che sono le melanoides. Queste, al contrario di quelle di queste due lumachine che ho detto adesso, vivono nel fondo per lo più. E sono fondamentali in quanto anche queste molto spesso risultano infestanti, ma sono in realtà fondamentali perché grazie a loro il fondo viene smosso. E quindi garantiscono, si nutrono dei residui nel fondo, quindi alla fine fanno pulizia, insomma. E oltretutto smuovono il fondo facendo in modo di evitare che si creino delle zone, cioè ovviamente loro non lo fanno con questo obiettivo, loro vivono nel fondo e lo smuovono. Di conseguenza però evitano che si formino delle zone anossiche, cioè delle zone di fondo dell'acquario. Nel fondo dell'acquario dove manca ossigeno, appunto essendo zone prive di ossigeno praticamente portano poi alla morte delle piante perché le radici delle piante poi muoiono e quindi muoiono anche le piante e in realtà poi comunque se viene smosso accidentalmente il fondo sostanze, non so che sostanze vengono fuori. Non so di preciso che sostanze, ma so che sono comunque nocive, sostanze nocive che comunque bene all'acquario non fanno. Quindi, insomma, evitano questo problema che non è poco. Per finire, sto parlando di queste, ve le mostro. Per finire ci sono le Planorbis, che molto spesso vengono confuse con le Planorbarius. In realtà sono molto diverse, sono queste.
perché sono molto 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 più piccole e sono piatte, al contrario delle Planorbarius, che sono comunque belle rotondeggianti. E poi oltretutto appunto sono piccolissime. Queste in realtà arrivano a, credo, massimo mezzo centimetro di grandezza. Sono piccolissime, però anche loro danno il loro contributo. Bene, è tutto. Al prossimo video.